Buonasera, la vittoria che fa classifica, tanto morale, figlia della rabbia di questo campo basso. Il primo tempo abbiamo fatto quello nelle occasioni che ha avuto Antonio e nelle cose che ha propiziato erano quelle che avevamo provato in settimana, perché loro venivano a prenderci alto, una squadra che è cambiata totalmente rispetto agli anni precedenti che l'affrontavo io, è molto più aggressiva, è un po' la più o meno come caratteristiche ci siamo, spingano, giocano, bisogna che fa complimenti a Stellone che ha tirato su una squadra, ora capisco perché hanno 9 punti, non mollano un centimetro. Ha voluto confermare la formazione di Gubbio, turnover diciamo non esiste per questo capobasso anche perché aveva dato delle buone risposte anche a Gubbio. Ma io non capisco perché devo fare il turnover. Perché si gioca anche domenica, solo per... E lo farò dopo, qual è il problema? No, nessuno, una constatazione. Dovevo fare il turnover con 5 giorni di riposo e non lo devo fare con 2 giorni di riposo. Dai, è assurdo, no? Sicuramente ne cambieremo perché è giusto che anche chi sta fuori dimostri, visto che lo sai come sono i giocatori, no? Quando non gioca a volte si lamenta e noi gli daremo la possibilità di giocare e poi diremo quello che hanno fatto. Anche perché dopo Piancastagnaio aveva detto adesso chi sbaglia paga, nel senso esce anche dopo 3 minuti, così sta facendo. L'ho fatto anche stasera con Mancini. Ma a me mi pagano per fare delle scelte anche dolorose come stasera, ma che devo fare? Se io vedo che non mi piace una certa situazione io la cambio, l'ho già detto, io non sto più fermo come a Piancastagnaio aspettando la fine del primo tempo, quando ho già preso Dugo, Dupali e Ballevar. Cerco di intervenire, farò bene a volte e a volte mi beccherò un sacco di critiche, che devo fare? Questo, semplicemente, complessivamente buona la prestazione nei 90 minuti? No, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, a parte i primi 10 minuti, dove facevamo fatica anche a palleggiare e a riuscire, poi però hanno fatto quello che dovevano fare e secondo me il primo tempo l'hanno interpretato bene, secondo tempo siamo spariti letteralmente dal campo, ci siamo soli e difesi, avevamo un'occasione importante con Di Stefano e se la mette in mezzo c'è D'Angelo solo davanti alla porta e forse lì la partita finiva, si soffriva meno e veniva gestita anche meglio. La sofferenza finale figlia di cosa? Della paura del campo basso o del forcing del peso? Figlia della paura di non farcela. Non abbiamo tenuto una palla, anche con 3 centrocampisti non abbiamo giocato letteralmente una palla. A un certo punto è entrato in campo. Sì, volevo giocare pure io, che dovevo fare?